Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video specialissimo, infatti sono felicissimo di essere qua in questo palazzetto dell'Olympus Roma e di avere degli ospiti speciali, davvero. Infatti oggi qui con noi a fare la shoutout c'è Antonino Isgrò, giocatore dell'Olympus Roma e della nazionale italiana. Vieni E Anthony. Ciao ragazzi. davvero un onore per noi. È un onore, ma oltre a Anthony che abbiamo anche. Vai Fre. Oltre a Anthony ci sarà con noi a difendere la porta non Steve, ma Tommaso Bianchetti, portiere classe 2005, aggregato infatti anche alla prima squadra dell'Olympus Roma. Ciao Tommaso. Come state ragazzi? Siete carichi un po' per questa sfida? Sei carico, sì o no? Sì, dai. Soprattutto conoscete questa sfida? Sì. Sì, un po'. Sì, un po' la conosco. Ricapitoliamo le regole. Allora, sì, poche regole ma semplici: 7 secondi per andare a concludere in porta. Il portiere si alternerà ogni 5 tiri e poco altro da aggiungere. Se non che per noi è un onore essere qui quest'oggi. Grazie, Anthony, per Un averci fatto da tramite. piacere, Ed è un onore, appunto, avere l'opportunità di registrare con due calcettisti che giocano ai massimi livelli di Serie A. Cioè, un onore. Cosa ne pensi anche tu, Fabio? Sì, davvero. Oggi sono davvero felicissimo di poter fare questo video con loro. E niente, sono anche un po' emozionato, quindi spero che piaccia anche a voi. Eh sì, ragazzi, per questo video, cioè ancora prima di guardarlo, dovete assolutamente lasciare like. Dobbiamo arrivare a 10.000 like, obiettivo minimo per i giocatori che abbiamo portato. Allora, obiettivo per questa shootout, qual è il tuo range che ti sei prefissato di raggiungere? Su quanti tiri? Su 30, 30 tiri. 30 tiri? Speriamo tipo 5, ne faccio 6. No, no. Ti dico, colui che detiene il record minore è Ayman Maiz, il Kemano con 6. Poi c'è Calai a 14 e Fabio a 15. Quindi, cioè, da te, ti dico, non ti voglio mettere pressioni, ma mi aspetto almeno 18-19. Almeno. Ma io non sono uno che segna tanto, Come quindi. no? Quest'anno 3 gol in stagione, giusto? Sì. Però è la tua prima stagione in Serie A. Sì. Come ti sei trovato anche con la squadra? Come è stato il tuo passaggio dalla 2, come dicevamo ieri, alla? Sì, come già ti ho detto ieri, c'è una grossa differenza tra la Serie A2 e la Serie A, che è molto abissale. Però va bene, l'importante è che ci sei dentro, Anthony. Ci sono. Adesso passiamo a Tommy prima di proiettarci nella sfida. Pongo più o meno la stessa domanda che ha fatto anche Antimo Isgro. Quanto ti aspetti di fare? Quanti tiri ti aspetti appunto di parare? La metà, diciamo, può andare bene. Ok, qui obiettivo 15 per noi. Sì, te quest'anno comunque abbiamo visto aggregato anche ieri, ad esempio, la prima squadra dell'Olympus. Hai giocato però soltanto in under quest'anno? Sì, ho giocato soltanto in under. Questa è la mia prima stagione che faccio aggregato insieme alla prima squadra dopo 2 anni che sono qua. E te nasci come portiere di calcio a 5 o comunque hai iniziato magari più a 11 e poi dopo con il tempo hai deciso di portarti in questo mondo? Diciamo, prima non facevo il portiere, ecco. Ho iniziato a calcio a 11, poi amici andavano tutti a calcio a 5 e sono andato anch'io al calcio a 5, mi sono messo in porta. Te invece, Antonino, hai giocato sempre a calcio a 5 oppure comunque hai iniziato anche te a 11 come Fabio? No, io a 12 anni giocavo a calcio a 11, poi a 14 anni, grazie alla passione che ha mio padre per questo sport, me l'ha trasmessa molto e quindi ho iniziato a giocare a calcio a 5 e per fortuna sta andando bene per adesso. Hai capito? Come Abracalai, anche Abracalai è iniziato a 14 anni, tra l'altro. Quindi, dai, quello è il range dove forse fai anche il passaggio per Sì. capire. E ci sta. Detto questo, null'altro da aggiungere, se non andiamo all'interno di questa sfida. Così facciamo parlare il campo, Andiamo. Anthony, come piace a te. Andiamo. Allora, direi che ci siamo. Fabio, invece, quali sono le tue impressioni per questa sfida? Secondo te, Anthony riuscirà a battere per ora il tuo primato di 15 gol? Io ho grande fiducia in Antonino e sinceramente spero di sì. Spero di vedere molto spettacolo. Comunque, ho fiducia in lui. Io sono curioso di vedere anche Fre come si approccerà contro un giocatore di Serie A, che secondo me è la più grande incognita. Poi. Sì, secondo me andrà un po' in difficoltà ovviamente, non essendo un portiere da calcio a 5, quindi è anche normale, è giusto così. Allora noi adesso possiamo dare il via a questa sfida. Allora ci siamo? 3, 2, 1, via. Parte il primo, subito ha fatto una gran giocata, subito la palla Subito, dietro. esatto, una suolata incredibile. E poi dopo, gran risposta anche di Tommy, c'è da dire, perché non è scontata, non è scontata. Sì. Peccato davvero se avessi tirato più alto sarebbe passata. Sì. 3, 2, 1, via. Parte ora, attenzione, la palla di tacco! Ah però. Eh sì. C'è da dire che però Tommy è un osso duro, Sì, è davvero, davvero bravo a tenere la posizione. Eh sì. Sono un po' defilato, quindi siccome ha avuto un po' paura del tempo in quell'occasione. Sì, Scusa per anche tacco, sì. secondo me. 3, 2, 1, via. No. Beh. Comunque il portiere è veramente forte. Sì, è davvero difficile fargli gol. 3, 2, 1, via. Sì! Madò, che Uguale parata! al primo, Che identico al primo tiro. parata! 3, 2, 1, via! Parte ora sempre Anthony con la suola, il sinistro! E si sblocca ora! Anthony Sgro, primo
Primo gol sui primi 5 tiri, che comunque non è male. Io ho visto tanti giocatori andare in difficoltà abissale. E adesso poi c'è Frey in porta, quindi per Anthony può diventare più facile. Sì, sicuramente. Intanto la prima serie di 5 è andata, che è la più difficile. Quindi dai, un gol comunque si è sbloccato. Secondo me adesso con Frey può andare molto bene. Sì, secondo me è anche importante poi sbloccarsi, no? Verso anche ora la fine, che può dare fiducia in vista della nuova serie. Sì, sì. 3, 2, 1, via! Parte ora sempre Anthony, punta Frey. Vediamo, lo fa fuori secco! In questo caso è un gioco da ragazzi per Antonino. Ed è secondo gol di fila. 3, 2, 1, via! Parte ora sempre Antonino, sempre con le finte. Attenzione! 6, pallonetto! Ah. Poi è la cosa più difficile, secondo me, proprio rimanere in piedi, eh? Sì, poi quando ti fanno quelle finte di tiro vuoi andare a coprire lo specchio tuffandoti, che è la cosa sbagliata alla fine. 3, 2, 1, via! Parte ora Anthony, che punta Frey. Qui ha cercato l'umiliazione, eh? Eh sì, ci stava l'idea, L'idea sa era... che l'ha toccata Frey. L'hai toccata Frey? Ah no, mi sta male. L'ha toccata. Ultimi due tiri di questa prima serie. 3, 2, 1, via! Parte ora Antonino. Bella la sterzata. La palla rimane lì, rimane viva. Ancora Antonino. Il sinistro! Sì, dai, è buono, buono. Sì, è partito il tiro proprio a 7, ma lo convalidiamo perché dai, è partito. Quindi terzo gol, ultimo tiro. 3, 2, 1, via. Parte ora ancora Anthony, punta Frey. Ancora elegante. Cosa ha fatto? Anthony Sgro! Umiliato, l'ha umiliato. E questo è un golasso! 4 su 10, tra l'altro media altissima, quello che mi aspettavo. Sicuramente è andato meno in difficoltà con Frey rispetto a... Vabbè, sì, Tommy, ma quello era prevedibile. Sì, certo. Adesso voglio sentire Frey cosa dice dopo questa umiliazione. Vabbè, volevo chiedere subito a te a caldo com'è stata questa umiliazione dell'ultimo tiro, cosa ne pensi? Ma ti dico, secondo me forse anche fra gli altri gol subito, l'ultimo è quello in cui mi sento meno colpevole. Come? Sia, no, cioè, no. Oh, bravo. Certo, però comunque secondo me gli altri sono più errori di andar giù, appunto anche cose di calcio a 11. Però sì, secondo me sull'ultimo è anche un po' una giocata che non ti aspetti. Poi chiaramente io con giocatori molto rapidi vado particolarmente in difficoltà, si è visto anche tra l'altro con la shootout di Fabio. Adesso chiediamo invece un parere a Antonino e Sgro. Come hai visto questa sfida? Poi comunque penso che a livello psicologico abbia fatto bene fare l'ultimo gol in vista poi della seconda serie. I portieri si stanno impegnando tanto, quindi mi viene molto difficile segnare. Sì, dicevo, comunque un Tommy in grande spolvero e hai fatto una prestazione super, soprattutto a livello proprio posturale. Cioè la cosa che ho notato è di quanto sia importante proprio la postura nel calcio 5 per quanto riguarda i portieri, e Tommy sembra avercela tutta, da ignorante, dico. Però te cosa ne pensi, Anthony, e poi sentiamo Tommy. No, lui ha un bel senso di posizione. Vero? Sì, lo sa giocare molto l'uno contro uno. Te invece, Tommy, cosa ne pensi? L'uno contro uno, diciamo, non è il mio forte in particolare, però lo conosco e me lo so giocato bene questa volta. Ok, quindi dici che anche perché lo conosci. Ok. Ad esempio a Bracalaia, a differenza tua, ho visto che punti molto cioè parti centrale e poi cerchi la finta. Sì. Invece c'è a Bracalaia che, vabbè, quello che proprio faceva gol in scioltezza, la incredibile. Sì, facendo cambi di destra e sinistra. Esatto. Sì, spostandosela. Perché secondo me più avanti arrivi, cioè questo è un consiglio che ti do da ignorante, quindi prendilo con le pinze. Sì. Però più avanti arrivi più c'è lo specchio chiuso. Invece magari anche partendo dalla posizione più laterale, tipo sterzata a destra, stai a destra, poi sterza a sinistra, il portiere perde un po' di più il posizionamento rispetto a puntarlo centrale, dove lui ha già la porta dietro e si sa orientare. Cioè quello che ho constatato anche con Steve, che comunque è un buon portierino. Se l'è se l'è sempre riuscito a prendere, però è più difficile prenderselo come se lo vuole prendere lui rispetto a che parti. È difficile sia per me ma anche per il portiere, perché io sono al centro e quindi non so se andare a destra o a sinistra. Invece se parti già da un lato, dici che è più facile. Già funziona un poco meglio. Ok, ok. Dai, allora, per me così è. Così? Vabbè, no, ci sta, assolutamente. Assolutamente, io non metto in discussione. Devo ancora imparare tantissimo da questo sport. Detto questo, vabbè, sicuramente meno di me. Detto questo, andiamo all'interno della seconda shootout, della seconda manche. Siete carichi? 4 gol nei primi 10 tiri, che comunque è un buon bottino. Siamo pronti per la seconda serie. Pronto, Anthony? Andiamo. Vai. 3, 2, 1, via. Parte super Anthony. Belle le finte, si sposta la palla sul destro, sul sinistro, la sola, e lo sta mandando a spasso. E sarebbe stato anche buono il gol perché è arrivato alla fine del sesto secondo, quindi ci sarebbe anche stato dentro, sai. Sì, però ha fatto bene a tirare perché fare un'altra finta forse era a quel punto sarebbe uscito di tempo. Sì. 3, 2, 1, via.
Parte ancora Anthony, bella la finta e fallo, rigore. È stato fatto fallo in aria, l'aveva praticamente superato, rifargliela rifare sarebbe comunque... Anthony a incrociare, a far fuori Tommy, adesso diventa, questa è la quinta realizzazione. 3, 2, 1, via. Parte ora il tempo con Anthony che punta, bella questa finta, attenzione. Ah, ha un po' perso il controllo, sì. Peccato che ha fatto una finta davvero, l'aveva disorientato. Però comunque è stato bravo anche lui a rimanere in piedi. Sì, 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 sì. 14esimo tiro, 3, 2, 1, via. E ora sempre Anthony con la solita eleganza. Anthony è qui, molto bravo. Ultimo pallone. Andiamo, 3, 2, 1, via. Parte ora ancora una volta Anthony, sì. Qui davvero l'ha fatto subito, l'ha fatto dopo 3 secondi, però è stato molto bravo. Sì, ha fatto bene, è una tattica che ho usato anch'io nella mia shootout, che dopo un po' si vede che quando vai vicino fai fatica, è perché il portiere ti sta un po' aspettando, cioè è molto più attento a dove indirizzi la palla. Quindi tiri prima. Sì, conviene tirare prima. È al sesto gol in 15 tiri, che comunque è una, sì, gran media. Ottima media, sì. Non è per niente male. E manca Fre, comunque, che sicuramente può riscontrare più difficoltà con Anthony. Esatto, sì. Se ne fa un altro, supera Ayman Mahizi il Caimano. Che è lì che sta tremando. 3, 2, 1, via! Parte ora Anthony che punta Fre. Fre ora vuole rimanere in piedi. E poi da calcio a 11. In estensione riesce a allungare la punta delle manone destra. Devia. 3, 2, 1, via! Parte ora, se l'è alzata, cerca di disorientare Fre. E ancora abbiamo visto subire questa tipologia di gol a Fre in più riprese. Dopo magari gli chiediamo il motivo. Ma posso dire che secondo me l'errore è quello che vuole andare giù a prenderla con la mano. Se invece aprisse, esatto, il, sì, piede, sì, 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 riuscirebbe, sì, a deviare. Sì, sicuramente. Non c'è il tempo per andare giù, però, sì, c'è il tempo per allargare. Allora l'ho letta bene. Sì, dai. Vediamo spessissimo i portieri di futsal farle spaccate. Ovviamente non è una cosa che non ho mai visto fare a Fre, ovviamente, da portiere di calcio più a 11 che a 5. Certo. 3, 2, 1, via! Parte ora ancora una volta Anthony che punta Fre fino in fondo! Bella! Bello proprio l'idea qui, mi è piaciuta. Sì. Adesso penultimo tiro della seconda serie. È a 7 gol, quindi potrebbe chiudere con un potenziale di 9 quando mancano gli ultimi 10 tiri, che non è male. Intanto ha superato il Caimano e quindi vediamo adesso se va a agganciare anche Kevin Calia. 3, 2, 1, via! Parte ora ancora una volta is go! E questo è un gol incredibile! Apre, bacia il palo e segna. Stavolta quella che vale l'ottava fare. Marcatura. Stavolta niente da fare per te, incolpevole qua. Sì, qui ha tirato molto bene Anthony. Ha tirato anche con un attimo d'anticipo, come abbiamo visto prima anche con Tommy. Ed è stato provvidenziale in questo caso. 3, 2, 1, via. Parte ora. Attenzione. Manda Francesco al bar 2, 3, 4, 5 volte. E poi no. Che parata! E poi il tempo è finito. E qui... è un po' sprecata. Io credo che ha voluto più l'umiliazione qui Anthony che il gol quasi. Fre stava cercando i soldi per terra e tu aspetta non so di quale visti là. E poi adesso si è conclusa la seconda manche. Tommy si sta dimostrando un gran portiere, seppur proviene dall'under, è in una società di Serie A e quindi secondo me anche questo può, sì, sicuramente, inficiare comunque l'allenarsi tutti i giorni, diciamolo. Sicuramente dall'altra parte abbiamo anche un Anthony che pure lui è un giocatore di Serie A, quindi il livello si alza globalmente, ci può anche stare portare lui, anche perché ragazzi portare Steve Caccavale a Roma diventava un pochettino complicato, cioè non diciamo delle giustificazioni, no, beh, questo. Diciamolo, perché secondo me ci sarà sicuramente il commento ma ad esempio tu a Bracalaia piuttosto che qualcun altro l'hanno fatto con Steve. Vabbè, infatti, cioè, non è, quindi chiamiamo Anthony dopo questa seconda serie, come è andata? Ancora più difficile della prima. Peccato per l'ultimo tiro, cosa hai cercato? La più l'umiliazione? Non lo so, ho fatto un po' di finte di troppo, quindi era meglio che tiravo prima. E tu Tommy come l'hai vista? Sto parando, i tiri che mi va. Abbastanza facile per Tommy, troppo facile. No, comunque è un avversario forte davanti, non è uno, nel nuovo contro uno è molto forte. Sì, no, lo so, ma infatti io ho visto un paio di video, anche quelli dove ho giocato con l'Italia, tanta roba, tra l'altro il gol con la Svezia. Fare anche la giocata che hai provato ieri, qui sulla fascia, che tipo magari vai un po' all'indietro, poi si tira lo scavetto per alzare. Per andartene, sì. Cioè quello visto che funziona tantissimo. Ma la cosa che volevo chiederti, secondo te quanto è importante l'utilizzo della suola nel calcio a 5? Visto che a te l'ho visto utilizzare tantissimo. È tutto, il controllo con la suola nel calcio a 5 è tutto, perché ti permette di avere sempre la palla tra i piedi, attaccata ai piedi, e nel calcio a 5 per forza la suola devi usare. Ho visto anche ad esempio il doppio controllo, controllo sulla destra, sulla sinistra o sulla sinistra, sulla destra. Sì, cioè, a me piace tanto toccare la palla tante volte. Ho visto. Ma da ignorante, secondo te è meglio uno stop orientato
di prima o giocare proprio a due tocchi? Cioè ad esempio una solata orientata verso lo spazio? Solata orientata, così. Solata orientata, ok. Sempre per se c'è lo spazio. È molto difficile prenderla, ci sta. Per te, Fre, com'è andata questa seconda serie? Sei andato un po' in difficoltà rispetto alla prima, com'è andata? Beh, oddio, secondo me anche nella prima non è che sia andato benissimo, quindi, allora, più che altro, vedi, il primo gol che prendo nella seconda serie, come avete detto anche voi, è più un errore, secondo me, di calcio 11, perché lì magari con una porta più grande, avversario ti scarta, non puoi fare la spaccata in quel contesto, devi per forza andare con le mani, cercare di coprire più specchio possibile. E quindi quello si penso che abbia fregato, però comunque si penso che Anthony stia anche dando molto spettacolo e non solo cercando di fare gol e basta, quindi questa è una cosa molto bella e chiaramente apprezziamo moltissimo. Allora ci siamo, diamo il via a quest'ultimo manche. Andiamo, primo tiro della terza serie. Vai. Pronti? 3, 2, 1, via. Parte Antonino. Mamma mia, cosa Mamma ha provato? Mamma mia. C'è un gol incredibile. Parte nel migliore dei modi possibile. Nono centro. E adesso manca una rete per arrivare alla doppia cifra. Quando vuoi Anthony. 3, 2, 1. Parte Anthony, le finte. Secondo penalty. Ha preso prima la palla però. Cos'è? Io non ho visto. Abbiamo l'arbitro lì. Ha preso prima la palla. Ragazzi, fateci sapere nei commenti se secondo voi è rigore o no. Dalla mia prospettiva devo dire che è al limite. Però io sono più sul no che sì. Fre, che ha visto meglio perché non stava anche riprendendo come me, ha detto che secondo lui ha toccato prima la palla. 3, 2, 1, via. Parte ora ancora Anthony che punta Bianchetti, le finte. E adesso arriva il decimo gol e mancano altri due palloni, potenziale 12 più altri 5 a Fre. Sì, bel gol qua, Bianchetti l'ha seguito un po' di meno, secondo me si aspettava un'altra sterzata di nuovo verso l'interno. 3, 2, 1, via. Parte Anthony, belle le finte. Questo. Quindi questo è l'undicesimo. Non lo so, perché secondo me Tommy è andato sulla palla, cioè entrambi erano sulla palla. Per me era più rigore quello di prima che questo, posso dirlo. No, vabbè, ma che... Parte ora! E chiude ancora! E la palla finisce proprio nell'angolino. Undicesima realizzazione. Ha superato, tra l'altro, già da due gol Kevin Calia. E adesso può fare il dodicesimo. Ultimo tiro a Bianchetti. Vediamo come andrà. Sarebbe importantissimo farlo. Sì. Vai, Andy. 3, 2, 1, via. Parte ora Isgro che punta a Bianchetti. Ancora Isgro! E adesso siamo a quota 12. Questo ha fatto sembrare facile. E adesso attenzione perché siamo ultimi 5 tiri e a meno 3 da te, meno 2 da Abracalaia. E adesso può farcela. Inizia a tremare farcela. Questo primo posto, Fabio, inizia a tremare. Aia. Quindi, ma io l'ho detto, la prima manche, ma ho visto tantissimi che hanno cominciato, tranne proprio a Abracalaia, che hanno faticato tantissimo, anche tu. Il primo gol l'hai trovato al 7º-8º tiro e poi dopo sei andato in scioltezza. Secondo me la cosa più difficile è proprio partire in questa sfida. Sì, si deve un po' prendere le misure con i portieri, vedere le tattiche migliori, quindi... Sì. Adesso confido in Fre, anche se io non ho molta fiducia, sinceramente. No, come? Io dico che per me fa proprio 15. Ti aggancia. Io dico 16. 3, 2, 1, via! Parte ora Anthony, che punta Fre! Apre subito! E arriva a 13. Ultimi 4 tiri. 3, 2, 1, via! Parte Sgro, che punta Fre! Mamma mia, ma anche qui che giocata ha provato, Sì, i pallonetti li fa veramente molto bene. Adesso, cioè, si è alzato un pochino troppo, solo quello, ma... Quindi ora mancano 3 palloni, attenzione. E deve farli tutti e 3 per superare Fabio. Altrimenti può comunque agganciarlo. 3, 2, 1. Parte Anthony, che adesso sente la sfida, si accende. Anthony fa fuori Fre, la solata, la palla rimane lì! E arriva il gol a 6,65, quindi proprio sulla sirena. Anthony arriva a segnare il suo 14° gol. Posso dire che poteva fare un po' meglio Fre. Dici? Però comunque è stato bravissimo ancora con le finte. E quindi adesso diventa bella. Adesso sì, perché gli manca un gol per arrivare primo a pari merito con te, 2 per superarti. E c'ha 2 palloni, quindi la sfida. Ora c'è anche tanta pressione psicologica, ma sappiamo che Anthony non la regge. Vai, 3, 2, 1, via! Parte ora Anthony che punta Fre. Anthony, le finte! Vabbè. Manda Francesco al bar 3-4 volte. Io non capisco perché. Cioè, non so portiere, però perché continua ad andare giù? Cioè, vabbè, lui è strabravo, perché lui davvero ha una rapidità di gambe, secondo me mostruosa. Però dico, perché vai giù, bro? È il 15° tiro che ti fa. Ultimo tiro, attenzione perché ora Anthony è a 15 e se fa questo arriva primo.
cosa direi meritata comunque per la qualità, sì, che comunque, ha espresso. Meriterebbe, cioè, il primo posto, a prescindere, sì, da... Se devo essere superato, sono felice di essere superato da Antonino. Anthony, certo, ma anch'io, un giocatore che fa Serie A è incredibile. 3, 2, 1, via! Parte ora Antonino, che punta Fre. Attenzione, Fre rimane in piedi fino all'ultimo e poi va giù ed è il gol! 16° centro per Anthony Sgro. Meritato e si aggiudica il primo posto in classifica. Sei stato superato, ti dispiace di questo, Fabietto? Vabbè, no, comunque come detto sono felice di essere superato comunque da un giocatore di Serie A, cioè ci sta tutto. Andiamo a sentire Anthony. Eccoci quindi con due dei tre protagonisti di quest'oggi. Anthony, allora, com'è stata per te questa sfida? Quanto è stata difficile? E soprattutto visto che sei stato sempre in crescendo, cioè dopo delle difficoltà iniziali hai spaccato. Sì, perché devo capire bene come si muovono i portieri, perché non casca molto alle finte, quindi resta sempre in piedi e ho provato a tirare subito. Ho visto che con lui è proprio cambiato tecnica, sì, dopo un po' ha iniziato a tirare ed ha funzionato. Sì, perché lui mi conosce, lo sa che faccio le finte, quindi ho detto no, almeno tiro subito, non me la pare. Invece con Francesco dici e te li faccio 3-4 finte. No, ma non è per questo, è perché lui non mi conosce, cioè capi? Lui invece ogni giorno ci alleniamo, quindi sa le cose che faccio. Certo, ci sta. E invece dal punto di vista del portiere, Tommy, com'è stata per te questa sfida? Buona, negli ultimi dire patenti un po' la stanchezza, anche 4 su 5 ho fatto, quindi stavo bravo. Sì, no, assolutamente, ma all'inizio comunque hai retto molto meglio, poi comunque sul lungo periodo diventa stancante come sfida, c'è da dire. Come ti è parsa a te questa sfida? Soprattutto quanto ti ha messo in difficoltà Antonino Isgro, che ti ha umiliato la maggior parte delle volte? Sì, sono un po' un pollo, posso dirlo, cioè, secondo me è vero, il fatto di cascare è una cosa veramente istintiva che posso migliorare soltanto secondo me allenandomi con continuità con questo sport, però allo stesso tempo è importante che almeno se non c'è Steve ci sono stato almeno io, perché almeno in questo modo si è anche capito il livello dell'avversario, avendo potuto vedermi anche magari nelle sfide di Fabio e gli altri giocatori, quindi veramente poco da dire, ha parato il campo e Anthony è veramente un grandissimo giocatore. Tra l'altro c'erano dei ragazzi ieri in tribuna che, te lo dico lì, tra un paio di anni Antonino Isgro per noi diventa uno dei giocatori più forti in Italia e in Europa, cioè comunque sono parole pesanti, però anche io ti ho visto e ti dico tecnicamente ho visto tanta roba. Poi comunque è uno sport anche molto psicologico secondo me il futsal, secondo te? Cioè bisogna avere anche testa, però le qualità, quanto ho visto anche dai pochi minuti e dai video, ce le hai tutte. E poi comunque sottoscrivo che anche Tommy, cioè 2005, ma un senso di posizionamento, tanta roba, tanta roba, ma anche molto bravo. Sì, ma assolutamente, proprio a livello, sembra che ti occupa tutta la porta e non sai dove tirare, cioè perché ti dà proprio quel senso di cazzo, mo che faccio? Cioè quando lo vedo, perché lo vedo tipo così piazzato, tipo e poi si sposta, cioè a me proprio sì, disturberebbe psicologicamente. Non sente le pressioni, per questo parla bene. Ah sì. Dici che la pressione è più facile. Poi in partita. Siccome dopo ha iniziato a tirare più dalla distanza che a puntarti, secondo te un portiere come dovrebbe fare per cercare di evitare quello? È proprio impossibile evitarlo? Bah, impossibile no, però magari non vai diretto al limite dell'aria, ma aspetti il tiro. Se decidi di puntare, però in uno contro uno devi prendere una decisione rapida, e quella più ovvia è quella di venire al limite dell'aria, e se tirate prima ti fa secco sempre. Sì. Allora grazie ragazzi per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, siamo quasi 100.000 iscritti, quindi fatevi sentire, raggiungiamo questi ultimi 6-7.000 iscritti e raggiungiamo questo traguardo incredibile. Commentate il video, mi piace la sfida, ed inoltre seguite anche i ragazzi sui loro social, sul loro Instagram, Tommaso Bianchetti e Anthony Sgro, vi lasciamo come sempre i banner e il link in descrizione. Allora ragazzi, noi adesso possiamo chiudere il video e ci vediamo alla prossima sfida, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! E grazie ragazzi per la partecipazione. E inoltre ringraziamo ovviamente anche tutto l'Olympus Roma per l'ospitalità che ci ha dato e i due ragazzi che sono stati fantastici, Tommaso Bianchetti e Antonino Isgro, seguiteli come diceva anche prima Fre. Ringraziamo anche la detta stampa Elisa Miucci e niente, al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao ragazzi.